Per questa nuova puntata di Music Talks, oggi vi porto alla scoperta del Metropolis, lo studio di Lucio Fabbri. Qui si respira aria di musica. Andiamo a fare quattro chiacchiere con lui. Ciao, disturbo? No. Ciao. Allora, come vi dicevo prima, siamo nello studio di Lucio Fabbri ed eccolo qui con noi. Oggi è un enorme piacere averlo a Music Talks e con lui c'è anche Alessandro Marcantoni, che è il fonico residente di questo studio. Bando alle ciance, io direi, Lucio, se hai voglia, facciamo quattro chiacchiere, parliamo un po' di musica, vediamo come nasce un arrangiamento, ci accompagni attraverso anche la tua storia. Va bene. Allora andiamo. Ciao Lucio, innanzitutto Ciao. Cominciamo con la domanda più adatta anche proprio per il periodo. Come stai? Bene, grazie. Io sono molto contento di essere qua perché per me questo studio, anche se in realtà è la prima volta che vengo proprio in questo studio, che è il tuo nuovo studio, per me il Metropolis ha un significato particolare perché ho avuto la possibilità di lavorare con te in passato e quindi è un luogo a me caro. Tu nella tua carriera sei sempre stato impegnato con tantissimi artisti, dalla PFM, De André, Vecchioni, Milva, Giorgio Faletti, Dolce Nera, X Factor. Il giovane Lucio Fabbri avrebbe mai immaginato una carriera così? Come è cominciata la tua carriera? Beh, come fai a immaginare? No? Nessuno può immaginare quello che succede nel futuro, quindi vale per me come vale per tutti. Diciamo, è sorprendente come la vita ti porti ad affrontare situazioni sempre diverse. Cioè, parliamo sempre di musica, quindi io una cosa certa, ce l'ho sempre avuta certa fin dall'inizio, che avrei fatto musica fin da quando ero bambino. Però poi musica è un concetto molto esteso, cosa esattamente ho fatto quello che poi succede a tutti i musicisti, perché a seconda degli incontri che fai succede qualcosa, nasce un progetto, ti chiamano per un altro progetto e tu vieni, come dire, orientato, trasportato dentro un progetto che magari inizialmente non potevi neanche immaginare che esistesse. Quindi da una parte è vero, c'è la possibilità di scegliere, però è anche vero che almeno per come è la mia figura musicale, che è quella di, come dire, di essere sempre legato a qualcosa che viene creativamente concepito da qualcun altro, perché la mia natura principale è quella di essere un arrangiatore, quindi l'arrangiatore esiste perché esistono poi delle figure artistiche creative, non più o meno creative, diverse dalla mia, che compongono musica e hanno bisogno di qualcuno che gliele metta in pratica. Quindi cosa succede? Che uno nella mia posizione viene sballottato da un artista a un altro, oppure da un progetto musicale televisivo come X Factor, dove gli artisti erano tantissimi. Parliamo al passato perché le edizioni di X Factor che io ho fatto sono state le prime 13, comunque non poche, diciamo. Questo è il tuo nuovo studio? Sì. In realtà è sempre il Metropolis, sì. Perché c'è una continuità, e infatti molti pezzi sia tecnici che magari anche di contorno, le sedie, cose, quindi sono passate dagli anni 90 ad oggi in tre sedi diverse e quindi questa è quella più moderna, quella più attuale e quindi quella anche come progetto, quella che ho gestito al meglio, diciamo. Se dovessimo raccontare alle nuove generazioni cos'era questo lavoro una volta e come si è evoluto fino ai giorni nostri, cosa potremmo raccontargli? Dunque, questo è un lavoro, il lavoro dell'arrangiatore. Sì, il tuo lavoro. Il lavoro che faccio io abitualmente. È un lavoro che negli anni è sempre stato facilitato anno per anno dalla tecnologia, perché la tecnologia ci è sempre venuta incontro, quindi le cose che si facevano con una certa difficoltà o comunque con uno
utilizzo del tempo molto dilatato, parliamo anche degli anni, cominciamo a parlare dagli anni 70, quindi non dagli anni 90 in cui esisteva il primo Metropolis, ma da quando io faccio più o meno questo lavoro. Inizialmente per realizzare dei brani musicali servivano dei mezzi anche economici notevoli, bisognava andare nei grandi studi che erano pochissimi a Milano, a Roma o comunque anche all'estero e per fare musica era obbligatorio passare di lì. Invece con gli anni si è sviluppata inizialmente in maniera parallela una, come dire, sono cresciuti gli home studios che hanno permesso a tutti un po' di generare musica, di creare musica e di andare a perfezionarla negli studi più belli. In tutto questo però la tecnologia degli studi casalinghi è stata, come dire, applicata anche agli studi di registrazione, per cui si è sempre velocizzato tutto perché da quando si usa un computer, il computer inizialmente aveva un ruolo marginale, ma poi negli anni è sempre diventato, come dire, il cuore dello studio. Abbiamo dovuto accantonare i registratori di una volta, i magnetofoni di una volta, che erano delle macchine enormi con 24 piste, 32, 48 piste al massimo. Adesso le piste, stiamo parlando a un pubblico che sa di cosa sto parlando, quindi le tracce che si possono registrare sono praticamente infinite. Quindi quello è solo uno degli aspetti, ma in generale la tecnologia sicuramente è venuta incontro e oggi si riescono a fare molte più cose nell'arco anche di uno spazio temporale di un anno. Se una volta ci voleva magari, non so, un anno per realizzare un paio di album, adesso non dico che si possa fare anche farne uno al mese, però comunque si lavora molto più speditamente e soprattutto c'è stato anche un cambio, si utilizzano meno le risorse, diciamo così, umane, quindi si lavora meno con l'orchestra, con i musicisti ed è cresciuto molto il lavoro, diciamo, di programmazione del computer. Questo sicuramente pesa in una maniera notevole anche e soprattutto sui tempi di realizzazione della musica. Sei stato il direttore musicale di X Factor per 13 edizioni, lo dicevi anche tu prima. Cosa vuol dire essere direttore musicale, proprio nell'atto pratico? Essere direttore musicale di una trasmissione musicale, tra l'altro tra le più in voga negli ultimi anni. Dopo il Festival di Sanremo, se vogliamo ben vedere, è un talent, però dove la musica è veramente protagonista. Sì, credo che la forza di questo talent, rispetto un po' alla media, diciamo, delle trasmissioni televisive, è proprio quella di aver dato un grande spazio alla musica e anche un grande spazio alla personalizzazione delle cover, perché inizialmente il programma era come dire, c'era un format internazionale in cui erano previste le cover, ma la cover in genere si rifà uguale all'originale. Invece, devo dire, ho trovato terreno fertile con l'inserimento di Morgan fra i giudici perché c'è stato proprio abbiamo interagito. Lui sapeva benissimo che io ero in grado di poter soddisfare tutte le sue fantasie musicali, quindi un brano di Celentano veniva arrangiato come un tale altro brano dei Beatles, piuttosto che un brano heavy metal veniva trasformato in un tango. Quindi comunque abbiamo dato una vivacità che non era prevista e devo dire poi ha avuto anche un eco internazionale. A un certo punto hanno proprio fatto i complimenti all'Italia perché l'Italia aveva realizzato un modo di fare questo programma totalmente diverso, totalmente innovativo e assolutamente all'avanguardia. Quindi anche il paragone con Sanremo ci sta per certi versi, anche se addirittura X Factor è molto più all'avanguardia perché Sanremo è sempre arrivato un po' tardi rispetto alle novità, ai vari trend. Invece qui noi, avendo la possibilità settimana per settimana di poter realizzare brani nuovi, eravamo proprio in tempo reale sincronizzati con anche i gusti del pubblico di quella settimana Quindi le stessa. tendenze, diciamo che erano sempre rispettate in un certo Sì, senso. fai conto che anche tecnicamente la cosa bella di X Factor è che ogni settimana si concepiva un piccolo festival di Sanremo, volendo. Se fai un paragone, gli artisti per poter andare a Sanremo
hanno sempre messo mesi e mesi di preparazione, quindi spesso ti ritrovi ad arrivare a febbraio o quando è la data del festival con dei brani che sono stati arrangiati probabilmente 6, 7, in agosto, non lo so, tempo prima. Invece a X Factor tutto avviene in tempo reale e questa è una grossissima novità. Ovviamente tutto questo supportato da un grande staff di collaboratori che mi sono stati vicini tutti questi anni e anche dalla tecnologia che ti permette di realizzare anche 10, 12 arrangiamenti, produzioni vere e proprie, quindi 12 basi a settimana, che non è una cosa da tutti, bisogna proprio mettersi d'impegno sia a livello organizzativo che anche a livello creativo. So per certo che i Beatles hanno avuto un ruolo fondamentale nella tua vita. Sì, fondamentalmente sono stati loro, senza saperlo ovviamente, ad accendere una fiammella quando io ero un bambino, quindi ho sentito per caso un disco, avevo tipo 7 anni, non mi ricordo, e è entrato in casa questo 45 giri che aveva portato mio fratello, che era un po' più grande, e io praticamente quando l'ho sentito la prima volta. All'epoca noi ragionavamo in termini di 45 giri, quindi c'era una canzone e poi c'era il retro, tu giravi, c'era un'altra canzone. La prima era bellissima, Please Please Me, per me, perché non avevo mai sentito praticamente altro nella vita se non qualche canzoncina dello Zecchino d'Oro, e io sono stato assolutamente flashato, quindi poi ascoltiamo, giriamo il disco, c'è un'altra canzone che sembrava bellissima come la prima. Poi negli anni abbiamo capito che commercialmente il lato B era sempre o era una cover o era un brano minore, però in realtà all'epoca quelli della mia generazione si imparavano a memoria il lato A, il lato B, poi rigiravano e poi riascoltavano e passavamo la giornata ad ascoltare perché a livello video non c'era niente da vedere, ovviamente, non c'erano iPad, niente, televisione. La televisione era spenta fino alle 17:30, TV dei ragazzi, e poi verso le 11 finiva. Quindi non è come oggi che abbiamo accesso a tutti i mezzi di comunicazione possibili. C'era il giradischi era la nostra valvola di sfogo per la fantasia. Quindi lì è nato, come dire, il mio gusto musicale si è formato sui vari 45 giri che entravano in casa. Poi col tempo sono arrivati anche altri, Jimi Hendrix, piuttosto che i Cream, Eric Clapton, altri, e quindi piano piano ho allargato il mio orizzonte fino come dire, non è che mi sono fermato ai Beatles, tanti si fissano proprio sui Beatles, però i Beatles sono unici anche perché il loro suono e le loro canzoni sono perfette per le voci. Comunque che sono molto particolari. Gli stessi brani non è che li puoi far fare a cantare a tutti, li possono aver cantati solo loro ed eseguiti solo loro, perché avevano un loro modo di fare musica. Diciamo, sono stati la fiammella iniziale per dare vita a qualcosa. Ti capita magari durante i tuoi lavori di fare un arrangiamento e citarli involontariamente o comunque ispirarti a loro e accorgertene magari dopo, inconsciamente magari può avvenire una cosa del genere. Ti è capitato di dire, oh, guarda, ho fatto questa cosa, un po' mi ricorda a una beatlesiana memoria. No, in genere se lo fai volutamente. Dici, allora qui facciamo una citazione. E allora, non lo so, metti un passaggio con un mellotron piuttosto che una chitarra particolare. Però se lo fai lo devi fare apposta. Non è che poi tutto il resto è istinto. Alla base di un lavoro come il mio c'è l'istinto. Quindi tu fai quello che ti viene in quel momento. È ovvio che l'istinto è una specie di bagaglio di informazioni che tu hai raccolto fin da ragazzo e porti avanti. Era così anche per i Beatles stessi. Loro stessi hanno anche ammesso che certi brani sono stati ispirati, che ne so, da canzoni che piacevano al padre piuttosto che alla madre, eccetera, eccetera. Quindi comunque il bagaglio che tu ti porti dietro contiene anche i Beatles, ma non è fondamentale, perché se no avresti, come dire, saresti un po' riduttivo. Certo. Invece una cosa fondamentale per chi fa un lavoro come il mio è di avere, come dire, di riuscire a spaziare il più possibile con tutti i generi musicali. Tutti magari no, però il più possibile. Ultimamente si parla tanto di Maneskin per via dell'Eurovision. So che tu hai prodotto anche il loro primo EP. Si parla tanto di ritorno al rock. Tu che comunque hai attraversato
e hai anche un animo rock. Avendo lavorato anche con la Sì, PFM, ma assolutamente, io sono cresciuto con il rock. ti chiedo, secondo te il rock oggi ha ancora qualcosa da dire? Ma perché no? Nel senso, il rock tutto sommato è anche un po' riduttivo, perché prendiamo i Maneskin, loro fanno un rock di un certo tipo, ma il rock non è solo quello dei Maneskin. Loro attingono a varie cose, non so, prendiamo dei riferimenti anche estremi tra i Led Zeppelin e Jimi Hendrix e probabilmente non lo sanno nemmeno, perché per loro sono, come dire, delle cose che appartengono al passato. Quindi è tutta una grande commistione tra il rock del passato e il rock di oggi. Io ho la fortuna di aver visto nascere quello che in gergo chiamiamo rock, però già da prima esisteva, prima che io me ne accorgessi, esisteva il rock and roll, che era un rock di un certo tipo. A un certo punto ha cominciato a formarsi negli anni, diciamo, metà degli anni 60, ha cominciato a formarsi quello che oggi generalmente definiamo rock. Poi c'è il rock un po' più cattivo, che all'epoca era rappresentato dai Black Sabbath piuttosto che dai Led Zeppelin e tanti altri gruppi, i Taste, altri gruppi, e quello è stato come una, non so come dire, un'ancora di salvezza per tutti, perché quel rock c'è ancora oggi. Quindi se c'era allora, c'è ancora oggi, io credo che andrà avanti all'infinito. Poi se abbia senso o no, lo giudica il pubblico come sempre, e mi sembra di vedere che tutto sommato il pubblico ha una grande voglia di ascoltare il rock, oppure lo danno per scontato che esista il rock. Diciamo che non, il pubblico non è che dà per scontato che esista solo un genere, esiste anche il rock, e tutto sommato sono contento che stia dimostrando questo genere di essere ancora moderno, ancora attuale. Quindi è bellissimo Quindi questo. sì, ha qualcosa da dire. Direi di sì. Torniamo a te invece. Diciamo che sei stato soprannominato Lucio Violino Fabbri. Sei uno tra i pochi a portare il nome del proprio strumento come soprannome. Sì, ma quello è stato un gioco, perché agli inizi, in realtà io quando ho cominciato ad affacciarmi sul mondo, diciamo, musicale milanese, io arrivavo da Crema, che è una piccola città non distante da Milano, però ero comunque, arrivavo da fuori, e quindi loro, gli altri, i vari, non so, Finardi, Camerini, i primi che io incontravo qua nei primi anni 70, mi identificavano come Lucio Cremino Fabbri, perché gli andava l'idea di chiamarmi come il nome della mia città. Siccome a me questo Cremino non mi è mai piaciuto, allora a un certo punto, quando qualcuno ha cominciato a trasformarlo in violino, l'ho trovato più adatto, e allora, anche per gioco, quando mi è stato proposto di fare il mio unico album solo da parte della Cramps, io ho chiesto di poter essere, come dire, apparire con un nome completo, Lucio Violino Fabbri, ma per gioco, non c'è un vero motivo, perché in realtà non erano tanti a chiamarmi violino, e ancora oggi nessuno mi chiama violino oggettivamente. E così come il titolo dell'album era Amarena, perché mi faceva molto ridere, perché qualcuno mi ha chiesto: ah, fai un album solo? Ah, Fabbri, fai l'album solo? Allora come lo chiami? Amarena? E io: sì, lo chiamo Amarena. Cioè, quindi sono quelle cose che fai quando sei un ragazzo e non fai per fare, ma non. Quindi sia il soprannome che il titolo dell'album sono assolutamente casuali. Tornando invece all'aspetto prettamente musicale, tu sei arrivato da Crema a Milano. Quali sono stati i tuoi primi incontri musicali? E poi come sei arrivato alla PFM? Come sei arrivato a decidere di aprire uno Vabbè, studio? ma è lunghissimo qua la Beh, faccenda. facciamo un breve excursus. Sicuramente un passo importante è stato uscire da un certo contesto provinciale, dove, perché tu, ognuno suona magari in un suo ambito, si fanno delle piccole serate, delle cose anche nei locali, così. Non ho mai fatto particolarmente una gavetta in sala da ballo, cose di questo genere, perché ero molto giovane e quindi comunque non potevo nemmeno andare in certi posti. E quindi sono passato da una situazione in cui si facevano i vari concorsi provinciali, e lì si cominciava, concorsi nazionali, però le selezioni erano dei piccoli talent dove partecipavano solo le band.
i cantanti non venivano considerati. Ed era, devo dire, era molto stimolante perché ci si incontrava in questi concorsi con altre band che facevano dei generi diversi fra di loro, perché si cominciava già ad aprire un po' il mondo progressive, se vuoi, piuttosto che aprire gli occhi su qualche altro genere. Allora si è iniziato da lì, a un certo punto, da una serie di incontri, mi sono ritrovato a suonare con la mia band, che era metà cremasca e metà milanese, al Teatro dell'Arte di Milano. Ed era un'esibizione con vari altri gruppi. Uno di questi gruppi si chiamava Il Pacco ed era formato da Eugenio Finardi e Alberto Camerini, fondamentalmente, Due a caso. fra gli altri, due che in quell'epoca erano destinati a diventare piuttosto, non dico popolari, però significativi, perché sono sempre stati un po' di nicchia, tutto sommato, sia l'uno che l'altro. A parte che Alberto Camerini poi ha avuto anche un grosso successo, ma facendo, come dire, una virata verso il pop più che verso il rock. Però, senza entrare troppo nel dettaglio, incontro queste persone, da lì entro in questo giro di milanese, quella che qualcuno ha osato chiamare la scuola milanese, ma non c'era nessun tipo di scuola, ci si vedeva. Era molto bello perché c'erano delle case discografiche che mettevano a disposizione delle cantine, niente di speciale, dove però c'erano tutti gli strumenti in centro a Milano. Noi andavamo lì quando si voleva, si suonava, si facevano delle jam session, perché queste case discografiche ci tenevano a stimolare questa cosa. Oggi sarebbe fantascienza, Incentivavano. esatto, oggi non sarebbe proprio possibile. Oggi tu, se hai un gruppo, devi andare in una sala prove, paghi tu la sala prove. Invece all'epoca era tutto rovescio. Ci stimolavano proprio a suonare insieme, senza vincoli, senza necessariamente dire c'è da fare questo o fare quello. Ci facevano suonare liberamente, e quindi anche in queste cantine ci si trovava, chiamiamole cantine, non mi ricordo, comunque erano sempre dei sottoscala delle cose. E ci si ritrovava ad incontrare figure che poi sarebbero anche diventate artisticamente anche interessanti, uno come per esempio Claudio Rocchi. Poi mi è capitato anche, sempre quel periodo, Alan Sorrenti, che non era Alan Sorrenti, anche lui pop, ma anche lui faceva delle cose molto ricercate, un po' progressive. Quindi tutto è nato in quella fascia lì. Da lì in avanti è sempre stato una serie, come dire, una serie di incontri casuali, per cui quello che conta molto è anche avere un po' di fortuna negli incontri, soprattutto. Quindi io mi sono trovato comunque, ancora prima di lavorare con De André e la PFM insieme, io suonavo con Finardi, aprivamo i concerti di De André, perché c'erano proprio queste combinazioni. Succedeva questo, e tu ti ritrovavi nel camerino con De André. Io ero un ragazzino. Vedevo questo qua che mi sembrava un vecchio, che mi prendeva in giro perché avevo delle scarpe bianche e nere, e mi diceva: cosa fai con quelle scarpe geografiche? E io zitto, perché De André, che gli devo dire? Quindi comunque ero già, come dire, dentro un mondo che era quasi come dire, quasi della fantasia, perché ti ritrovi veramente per una serie di combinazioni ad avere a che fare con degli artisti che mai avresti immaginato, come, tornando alla tua prima domanda, mai avrei immaginato di trovarmi poi a lavorare con De André. Primi incontri così, poi dopo abbiamo aperto sempre con Finardi i concerti della PFM. È stato inevitabile che a un certo punto la PFM abbia pensato a me, quando si sono trovati in un certo momento della loro carriera ad avere bisogno di un violinista. È successo due volte: una prima volta negli anni 80, e poi, siccome poi nel frattempo sono successe tante cose, fra cui io, appunto, mi sono occupato del Metropolis, tante cose, ho smesso di suonare con la PFM. Anni dopo chiamano la PFM in Giappone per fare una tournée, dopo molti anni, quindi parliamo del 2002, e loro fanno vedere la formazione, e i giapponesi dicono: no, se non c'è il violinista, noi non vi vogliamo. Allora, sempre al Metropolis, entra Flavio Premo, il tastierista, e mi fa: Fabri, vuoi venire con noi in Giappone? Per me era l'ultima cosa che io mi immaginassi di andare in Giappone con la PFM. Avevo già tante altre cose, seguivo tante altre strade. Va bene, vado in Giappone con la PFM, e lì ci si ritrova
e si riapre di nuovo la collaborazione. Il risultato, avrò fatto una decina d'anni negli anni 80 e adesso sono 20 anni che ancora oggi suono con la PFM, quindi è un rapporto forse il più duraturo tra tutti quelli, no, non, pur non facendo parte della band, ma essendo comunque un special guest, comunque è uno dei rapporti più duraturi tra le mie collaborazioni. Questo è stato, diciamo, un intervento, cioè un momento molto bello perché chiaramente abbiamo attraversato diverse epoche Sì, in storiche effetti. in pochissimo tempo. Però adesso ti volevo chiedere, nell'atto pratico, di farci vedere l'arte dell'arrangiamento. Allora, l'arrangiamento è una cosa molto difficile da spiegare, e se non in presenza, cioè tu dovresti venire in uno studio, intanto si svolge in uno studio di registrazione, in uno studio, avere una pazienza infinita e dire: io vengo qua, sto qua, se serve 10 ore, se serve torno domani, torno. In 2 o 3 giorni cominci forse a capire, perché tu sai cosa vuol dire fare gli arrangiamenti, vuol dire entrare in una stanza come questa, che se noi non parliamo è silenziosa, e devi cominciare a dare vita al suono. E allora tutto sta lì, la magia sta da dove parto, perché esiste magari un brano da arrangiare, ok, viene scritto da un musicista che spesso non sono io, però è scritto al pianoforte, pianoforte magari cantato, oppure una chitarra, però ovviamente non sta in piedi da solo così, in alcuni casi sì, in altri no. Se io invece quel brano si decide insieme che deve diventare un brano con un arrangiamento di un certo tipo, che può essere orchestrale, può essere una band, può essere folk, bisogna decidere un po' la strategia e sentire anche a istinto dove il brano ti porta a dover andare, quindi a dovergli creare un vestito intorno. Quindi, cosa succede? Cominci generalmente da, in una maniera più tradizionale, da una batteria, da un basso. Poi cominci, ci aggiungi una chitarra, aggiungi una tastiera, poi metti l'orchestra se serve, una cosa per volta, che si può fare in realtà anche tutti insieme contemporaneamente, come si faceva negli anni 60, in cui gli studi erano anche molto più grandi di questo, tutti i musicisti pronti, l'arrangiatore decideva, scriveva tutte le note di tutti, distribuiva le parti, poi pronti, 1, 2, 3, e si suona, e poi si aggiusta magari, e si va avanti a elaborare, ma parlo di un periodo in cui le tracce a disposizione erano 4, quindi c'era poco da fare, una era la voce, rimanevano 3 piste su cui ci doveva stare la ritmica in senso tradizionale, fatta dalla batteria, il basso, una chitarra, poi magari mettevi 2 piste stereo di orchestra e era finito. Poi dovevi trovare un sistema per mettere magari dei cori e altre cose, per cui si sommavano, si premixavano le varie tracce tra di loro. Oggi è tutto molto più semplice dal punto di vista tecnologico. Nel mio caso specifico, diciamo, io ho la particolarità anche di riuscire a suonare, magari non in maniera eccelsa, però tantissimi strumenti diversi tra di loro. Quindi potremmo approfittare di questo incontro Bene. per far vedere Così. all'atto pratico come si fa a far nascere un Un brano brano. musicale. Va bene. Ok, allora lo vediamo subito. Thank you.
E anche questa puntata di Music Talks volge al termine. Io ringrazio Lucio Fabbri e questo fantastico studio. Se vi è piaciuto il video, mettete mi piace e condividetelo. E iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ci vediamo alla prossima. Ciao!